Hola, soy Alfredo Colito. Corazón de Hierro es mi última novela, un thriller histórico ambientado en Bolonia en 1311. È stato affascinante per me che vedo tutti i giorni questa città ricostruirla come doveva essere nel XIV secolo, con le torri, i canali, i mercati e le grandi basiliche. L'idea di scriverlo mi è venuta quando ho saputo che nel 1311 a Bologna si è svolto un grande processo contro i Templari. Ma qui, caso unico in Italia, i Cavalieri del Tempio sono stati assolti. Da lì nasce l'idea di inserire il personaggio di Gerardo, un giovane templare che si finge studente di medicina per sfuggire all'arresto. Tuttavia, non volevo scrivere un romanzo centrato solo sui templari, così ho deciso che il vero protagonista sarebbe stato un altro, Mondino Deliuzzi, un medico realmente esistito. Mondino ebbe il coraggio, in pieno Medioevo, di riprendere a studiare l'anatomia su cadaveri umani, una pratica che era stata abbandonata da più di 1000 anni. La storia inizia la notte in cui Gerardo trascina nello studio di Mondino il cadavere di un suo amico, anche lui monaco templare. L'uomo è stato ucciso in modo orrendo, nel torace, aperto con una sega, il cuore è stato trasformato in un blocco di ferro. L'Inquisizione non deve trovarlo, altrimenti lo userebbe come prova contro i Cavalieri del Tempio. Espero mucho que os guste.